Il 12 novembre, presso il santuario di Sant'Antonio a Gemona del Friuli, si è svolta una breve cerimonia a cui ha preso parte l'artista italo-canadese Bortolussi Renzo, residente a Pinzano al Tagliamento. Il frate Giovanni Battista Ronconi, custode del santuario, ha ricevuto in dono un crocifisso insolito, una raffigurazione del Cristo con la mascherina. Un'opera d'arte che vuole essere anche provocazione in questo periodo difficile segnato dalla pandemia. L'opera artistica di Bortolussi è intitolata Christ on COVID-19 ed è un Cristo in bachelite su una croce di legno posto su di una base in ceramica ed il globo del virus in materiale plastico. Il crocifisso è stato posto all'interno del santuario e sarà visibile a tutti coloro che accederanno alla sacrestia. Ci troviamo a Gemona del Friuli, oggi con noi Bortolussi Renzo. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Per Radio Science oggi abbiamo uno speciale in quanto presso il santuario di Sant'Antonio a Gemona si è celebrata la consegna di un'opera d'arte di Bortolussi al santuario. Ci può spiegare gentilmente di cosa si tratta quest'opera che rappresenta il Cristo crocifisso? Rappresenta, in realtà è una provocazione. Perché aggiungendo una mascherina sul Cristo che è appoggiata sul virus, intendo dire che dobbiamo vincere questa battaglia e quindi ecco perché la mascherina, proprio perché questa battaglia deve essere per forza vinta perché non se ne può più. E le chiedo anche come è nata l'idea di regalare, perché ricordiamo agli ascoltatori che l'opera d'arte è stata regalata al santuario. Mi hanno chiesto quest'opera, mi hanno chiesto anche se volevo soldi per quest'opera, ho deciso no, come tutte le mie opere, quelle che faccio per beneficenza le regalo. L'opera verrà esposta nella sacrestia del santuario di Sant'Antonio, a disposizione di tutti quelli che entrano a chiedere informazioni. E vogliamo ricordare agli ascoltatori anche altre opere importanti che sono state fatte in questo ultimo periodo. Sì, ne ho fatte parecchie, sto solo attendendo di avere la risposta dal Quirinale per consegnare un'ultima opera che ho fatto in onore del nostro Presidente, del nostro Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e ci ha scritto un'idea di incoraggiamento e di plauso per la lotta che abbiamo fatto per la tutela dell'ambiente Tagliamento. Bortolussi Renzo quindi continua la sua attività e il suo impegno nel territorio in merito al Tagliamento, ha ricevuto l'elogio dal segretario appunto del Quirinale e auguriamo a lui buon lavoro e buona continuazione, forza e coraggio. Grazie Bortolussi. Grazie a voi, grazie a tutti. È tutto, linea allo studio.